al Saccani di Boretto. Oggi si gioca la 34esima giornata del campionato di eccellenza del Girone A fra i locali del Boretto Calcio, alla ricerca di quei punti fondamentali che gli possono garantire l'accesso in play-out e la compagine del Colorno, che a questo campionato non ha ormai nulla più da chiedere. Tutto pronto, si parte. Incursione di Calico con palla per Ennamni. Si gira e dal limite calcia rete. Narduzzo non trattiene, ma irrompe Parmigiani. Nicolò, che pressato a Crescenzi, spara sopra la traversa. Diaz cross dalla propria tre quarti e con palla entro l'area. Incomprensione fra Zovi e Sassi, ne approfitta Ghirardi colpendo di testa verso la rete, ma Zovi recupera. Punizione di Malevojic, palla che fitta fra le gambe della barriera e termina in calcio d'angolo. Alla battuta si presenta lo stesso Malevojic, palla all'altezza dell'area piccola, di testa svetta astuta e Crescenzi, con la sfera che di poco supera la traversa. Punizione del Colorno da parte di Arati. Palla in area con Diav che di testa sovrasta tutti. Gandolfi ben appostato però rinvia anticipando Malevojic. Veloce rimessa laterale di Crescenzi per Arati. Ennesimo cross verso l'area del Boretto. Vandaugo spizza per Malevojic, che da fa la sponda di petto per Ghirardi, che calcia rete ma debolmente. Calico protegge la palla, poi lancia sulla corsa Diouf. L'uscita di Narduzzo evita la conclusione dell'avanti locale. Punizione di Ennamli. Palla poco incisiva a mezz'altezza, su cui Narduzzo interviene in due tempi. Fallo laterale per il Boretto. Diouf prolunga di testa. Cabras da ottima posizione cicca la palla. Occasione sfumata. Dopo un minuto di recupero, il signor Di Palma fischia la fine del primo tempo. E si parte per la ripresa. Cross da parte di Arati dalla tre quarti. Bandaugo colpisce in testa, ma Zovi è attento. Il Colorno si affida molto a palle alte per favorire il proprio attacco, però sono poco incisive. Ennesimo rilancio da parte di Av. Sovrascano di testa Bandaugo e Tosolini favorendo Malevojic, che si gira e calcia rete di poco sul fondo. Progressione sulla destra di Cabras. Cross dal fondo in area. Narduzzo con bella scelta di tempo anticipa smanacciando. Altra palla per gli avanti del Colorno. Batte e ribatte di testa. Poi arriva sui piedi di Vincenzi che calcia rete. Rocchi manda in angolo. Punizione di Ennamli.
Crescenzi svirgola la palla, ma è reattivo Narduzzo a intervenire mettendo in angolo ed evitando l'autorete. Dall'angolo ancora Nnamdi, palla bassa che De Luca rinvia al limite dell'area. Senza porre Gandolfi, calcio di controbalzo con palla che si infila all'incrocio dei pali. Imprendibile per Narduzzo, ma Eurogol. Boretto in vantaggio. Protesta il Colorno per fallo di mano di Gueye, per l'arbitro è movimento congruo e naturale. Dopo 4 minuti di recupero, il signor Di Palma manda tutti negli spogliatoi. Dalla rete del vantaggio dei locali, il Colorno per 15 minuti ha cercato di ristabilire il punteggio, mostrando però poca lucidità. Che dire dei ragazzi invece di Misteriotti? 3 punti che rappresentano oro per il prosieguo di una scalata che alla luce dei risultati domenica scorsa sembrava quasi un sogno. Ma a volte, come si sa, i sogni si avverano. Ma insomma sì, è stata una partita combattuta fin dal primo minuto, il primo tempo secondo me è stato un pochino più equilibrato, abbiamo avuto 2 o 3 palle gol per passare in vantaggio, dopo quella che ha avuto il Boretto dopo pochi minuti del primo tempo. Dispiace perché il secondo tempo non siamo stati bravi a trovare uno spazio, probabilmente, anzi sicuramente anch'io ho commesso degli errori, però adesso noi dobbiamo concentrarci velocemente in vista di domenica per ripartire subito a fare risultati positivi. Il secondo tempo credo che era una partita che poteva starci anche lo 0-0, bravo il Boretto che ci ha creduto, ha trovato un Eurogol veramente molto bello e insomma ha portato a casa 3 punti per loro fondamentali. Noi dobbiamo essere bravi subito, pronti a ripartire in vista di domenica. È stata una vittoria sofferta ma allo stesso tempo molto molto cercata, che per noi ha grande valore perché venivamo da una bruttissima sconfitta a Fidenza e alla squadra avevamo chiesto soltanto una cosa, cioè quella di riscattare quella brutta prestazione mettendo in campo dell'impegno. Questa sera siamo stati accontentati come società, abbiamo visto una squadra che è ancora viva, che lotta, che ci crede e il risultato ci gratifica moltissimo. Questo vuol dire che siamo riusciti anche a superare un'ulteriore squadra in classifica, rientriamo nei play-out e riusciamo così a dare un senso a queste ultime 4 partite.